Quindi mettete una colonna, mettete l'altra e dovete contare qua in mezzo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 14, basta. Quindi, ricapitolando, dovrete fare altezza di 10, 10 blocchi fra le colonne e base 14 blocchi fra le colonne. Fate solo il pavimento, cioè fate solo questa parte qua, perché per i muri dopo dovremo fare i vetri. Vabbè, non si capisce un cazzo. E un cane, ovviamente. Per il piano di sopra è uguale. Cioè, l'altezza e la base è uguale. E l'altezza no, 10 fra le colonne e base 14 fra le no. La base è diversa, l'altezza è uguale. La base nel piano di sopra, lo spazio fra le colonne deve essere di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 blocchi. Veramente? 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12. Sì, lo spazio fra le due colonne nel piano di sopra deve essere di 15 blocchi. Perfetto. Quindi, ricapitoliamo tutto fin qua. Allora, piano di sotto, piano terra, altezza 10, ormai avete capito fra le colonne, altezza 10 blocchi, base 14. Piano di sopra, altezza sempre 10 e invece base 15, uno in più. Sì, uno in più. Questa è la struttura che dovrete fare ora. Quindi adesso vi dovrà rimanere lo spazio vuoto per mettere i vetri. Mettete vetri a profusione. Iniziate dal piano di sopra a mettere vetri. Dovete mettere, anzi, prima di mettere i vetri, non so fare video, scusate, mettete la porta per il balcone. Il balcone sarà al tetto del piano di sopra. No, il balcone del piano di sopra. Aspettate. Il balcone del piano di sopra è il tetto del piano di sotto, ok? L'avete capito, insomma. Dovrete mettere i vetri qua attorno per farle stagionate, anche se faccio un salto. Mettete la porta con le colonne, il pilastro di quarzo, c'è scritto. Dovrete fare proprio così. Lasciate tre blocchi dalla colonna e mettete altri tre blocchi verso l'alto. Cioè, quello che voglio dire, c'è un angolo, lasciate tre blocchi. E mettete un altro pilastro, poi lasciate due blocchi e ne mettete un altro. E lo spazio fra l'angolo e l'angolo della porta, se si può dire, deve essere di tre blocchi. Così dopo mettete così, mettete le porte. Buona. Scusate, è un momento di crisi. Del resto, nel piano di sopra, mettete tutto il resto vetri. Fate la porta. Vetro, 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 capito? Dovete copiare questa immagine perché io parlando non so fare un cazzo. Mettete lì, ta ta ta. Screen shot. Così dovrete fare. Piano di sotto, piano terra, scusate. Allora, dovrete fare la stessa cosa del piano di sopra, praticamente.
Per l'ingresso al giardinetto, dove c'è la piscina, dovete lasciare sempre 3 blocchi dall'angolo alla colonna per fare la porta. E come vi ho spiegato di sopra, non so parlare, quindi copiate. Cringe. La piscina ci pensiamo dopo. Del resto, lasciate. Non so leggere. Cosa c'è? Lasciate 1, 2, 3, 4 blocchi. Sì, 4 blocchi. Mettete 4 blocchi qua per la scala, se no dopo il vetro si attacca alla scala ed è brutto come la fame. Quindi dovrete lasciare 4 blocchi lì per metterci poi la scala, che sarà larga 2. E qua dovrete lasciare altri 5 blocchi stavolta. Per non sbattere il cucuzzo, non so parlare, non so neanche cos'è il cucuzzo, la testa, vabbè, avete capito. Battute cringe. Poi, ok, allora, la base superiore del piano terra alla destra è coperta, ci sono 4 blocchi. Alla destra ci sono 4 blocchi ed il resto è tutto vetro fino all'altro angolo. Mentre l'altezza di sinistra c'è l'angolo, mettete 2 blocchi, poi mettete il vetro e lasciate altri 2 blocchi dall'altro lato. Mentre nella base inferiore del piano terra dovrete fare così, dovrete lasciare 5 blocchi dal lato e mettere la colonna per la porta. La porta deve essere grande 2. Tutte le porte di questa casa devono essere grandi 2. Ok. Poi qua vi ho già spiegato, siamo a posto. Va bon. Quindi per ora vi ho fatto vedere come si fa piano terra, piano superiore, escluso il tetto nel piano superiore. Adesso dobbiamo fare il giardino e il tetto, vi dovrò spiegare. Oh, I'm a teddy bear, I'm a tiger, tiger, I'm a teddy bear, I'm a tiger, I'm a teddy bear, teddy, rainbow. Teddy bow, tiger, tiger, rainbow, 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 it's cringe. Perché io faccio i video? Perché io li faccio che non li so fare? Perché? Per fietto dopo il momento cringe della giornata, che ce ne sono stati anche troppi, passiamo a come fare la piscina e il giardino sfigato cubico, ma che si muove. Vabbè, allora la piscina, la piscia. Allora, il pavimento del piano superiore è il tetto, se si può definire così, è il tetto del giardino dove c'è la piscina, che poi non è della piscina, non è del giardino, il giardino è quello. Allora, quindi il pavimento per la piscina dovrà essere 3, l'altezza deve essere, no, sì, è l'altezza, ma inquadrano l'altezza così, basta, ok, 3. 3, 6, 3, 9, 3, 3, 6, 3, 9, 1, 10. Quindi dovrà essere 9 per 10, che fa 90. Sì, avevo paura di sbagliare, però no. Comunque, altezza 9, base superiore, base 10. Quindi un blocco di differenza. Dall'entrata, quindi nella base inferiore lasciate 2 blocchi, invece da tutti gli altri lati lasciate un blocco in cui ci metterete legno di birch, di betulla. Di
riguarda la piscina, i bordi della piscina saranno fatti in quarzo, in blocchi di quarzo. La piscina sarà profonda 2, agli angoli ci sarà questo, come che si chiama? La luce lanterna marina. A ogni angolo ci sarà lanterna marina e poi potete le luci le mettete come cacchio vi pare. Però voglio. No, vabbè. Ecco come fare la piscina. Piscina, non piscia. Poi ai bordi ci metterete. No, e foglie della giungla, foglie, basta. Tutti i bordi ci metterete le foglie. Però lasciate due buchi centrali che equivalgano all'apertura alla porta, cioè non so come dire, che devono essere, avete capito, devono essere centrali come la porta. Così se uno vuole andare nel giardino, esce di casa, circonda la piscina e va in giardino. Oppure esce di casa, fa così e fa così. Che cazzo sto facendo io però? Se sono stupido nel cervello. Vabbè, comunque nel giardino, non la piscina, il giardino, già, oh già, giardino. Va bene, nel giardino l'altezza sarà di 3, 3, 6, più 2, 8. L'altezza di sarà di 8 blocchi, mentre la base sarà di 3, 3, 6, 3, 9, 1, 11, 10, lo so, sto facendo lo scemo, forse, no, quant'è che va? Sì, no, 10, no, sì, 10, ah, vabbè, quindi altezza 8, base 10, saranno 8 per 10, per 2, no, per 1, che è uguale, e ci potete mettere quel cazzo che vi pare, potete mettere l'erbetta, roba così, non lo so, sì. Alberi, quelli della giungla, alberi di giungla. Comunque, sto video di stupefacenti, no, scherzavo. E devo fare ancora il tetto. Sto video non finirà mai. Passiamo al tetto. Sto video sta già durando 15 minuti, è un po' troppo. Sì, però anche io se non le faccio le cose. Vabbè. Allora, il tetto. Partendo dal balcone, che è un po' più facile, dovrete fare sporgere il tetto di 2. Deve essere copiate, che io non so parlare. Così. C'è un blocco. Dovete fare mezzo blocco verso il basso, dovete fare due sporgenze di due sporgenze. Poi dopo questo mettete un blocco e lo fate sporgere di uno verso il lato. Poi mettete una slab con sotto il blocco di quarzo, mettete la slab e la fate sporgere di un blocco. Mettete un blocco e fate sporgere la slab di un blocco. No, sì, di un blocco. E qua con la slab. Avete capito, insomma. Se non avete capito, copiate. Ecco, metto in pausa il video. Benissimo. I miei video fanno cagare, che bello. Vabbè. Comunque, questo video è durato già troppo. Mi sono rotti i coglioni. Fanculo. Fanculo, tu hai commesso il reato. Hai venduto stupefacenti. Vabbè, a parte fare i cretini, che è l'unica cosa che sappiamo fare, iscrivetevi al canale, lasciate like, condividete il video con i vostri amici. No? E detto questo. Ciao ciao, vi do un pugno in faccia. Guarda che forte. Guarda. Non so anche perché faccio video. Perché mi annoio nella mia vita comunque. Ciao.